La pace del Signore sia con tutti noi. Mia cara, nella grazia, anche oggi vogliamo dar gloria a Dio e a Gesù. Vi auguro una buona domenica e che il Signore ci sia propizio in ogni cosa, che possa lui stesso, con voce di arcangelo, parlare ai nostri cuori, alle nostre anime, e a tutti quelli che vedranno e ascolteranno ciò che il Signore ci vuole mettere nel cuore e nell'anima. Detto questo, oggi il Signore mi ha messo a cuore di parlare del regno di Dio sull'universo, in Salme 93. Chi ha una Bibbia può prendere questa sua parola. Salmo 93. Nel tempo che qualcuno può cercare questo salmo nella Bibbia, vogliamo pregare per ciò che il Signore ci mette nel cuore e nell'anima. Padre Santo, Dio d'amore, ti vogliamo lodare e ringraziare per questo primo giorno di domenica. Ti ringraziamo, Signore, per la gioia che hai messo nei nostri cuori e nelle nostre anime, Signore. Ancora grazie come tu ci hai guidato durante la notte, come tu ci hai preservato da ogni angustia, da ogni difficoltà, da ogni ansia, perché l'ansia ci corrode l'animo. E tu ci hai dato quiete, ci hai dato pace, tranquillità, felicità immensa. E questa è una grande gioia, Signore, che possiamo assaporare questa grande salvezza che tu ci hai donato attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie Padre, grazie per questa consapevolezza di saggezza, di tranquillità, di felicità che tu ci doni attraverso ancora la tua parola. E stamattina, Signore, vogliamo chiederti nuove unzioni. Parlaci, riempici di Spirito Santo, Signore. Ricolma le nostre anime, il nostro sapere, perché noi siamo piccoli e vogliamo crescere nella tua gloria, nella tua parola, in tutto quello che tu ci dai. Signore, grazie. Grazie ancora per i miei fratelli, sorelle, amici, e anche se ne abbia ancora nemici, voglio pregare anche per loro, che possono essere anche loro benedetti e diventare ancora meglio dei miei amici. Sì, Padre, e soprattutto, Padre, stamattina ti chiedo preghiere per le nostre famiglie, tutte, per tutte le famiglie del mondo, Signore, includo anche la mia. Signore, benedici ancora mia moglie. Aiutala, sostienila e portala avanti. Signore, ancora benedici ancora i miei figli. Grazie di avere questi due figli, Signore, con tutto il cuore ti ringrazio. Benedicelo, Signore, che possano trovare grazie, soprattutto che anche loro possano capire quanto tu li ami, Signore, questa consapevolezza nei loro cuori, nelle loro anime. Signore, che possa entrare in loro il tuo Spirito Santo, Signore, e farli consapevoli del tuo grande amore. Sì, Signore, benedici ancora mio amore, la sua partorenza, Signore, che sta portando avanti, Signore, la gravidanza di questa nuova creatura. È un maschietto, Signore, e noi ti vogliamo ringraziare che possa questa gravidanza essere una gravidanza beata, felice, che non ci sia nessun problema, che
tu sai e ti vogliamo pregare per mettere la tua mano potente in ogni cosa che possa essere risolta secondo la tua volontà. Benedici ancora il mio genero, Signore, dagli calma, tranquillità, serenità, pace e ogni sapere, Signore, che anche lui possa capire quanto tu lo ami, Signore. Sì, Signore, benedici ancora i miei nipotini, Signore. Grazie, Signore. Benedicile che possano trovare consapevolezza anche loro nella tua grazia, Signore. Benedicile tutti, sia quelli che sono qui in Germania vicino a me, che quelli che sono in Italia e in tutto il mondo. Signore, grazie. Ancora Padre ti voglio mettere davanti i miei consuoceri, sia quelli che sono qui in Germania che in Italia. Benedicile, Signore, che possano trovare grazia. Soprattutto metti la tua mano potente su di loro, che possano avere ogni cosa secondo ciò che desiderano nel cuore e nell'anima. Ma soprattutto fai che possano capire quanto tu li ami, Signore. Grazie, Signore. Benedici ancora tutti i miei fratelli, sorelle, amici, parenti e tutti quanti che si affidano a te, Signore. Grazie, Padre, ancora per questa consapevolezza, Signore. Ti voglio mettere davanti gli anziani, le vedove, i pastori, Signore, i missionari, i bambini, gli orfani, i senza tetto, Signore. Sì, Signore, questa preghiera è universale, Signore. Voglio mettere tutti davanti al tuo cospetto, al tuo grande amore, di essere tutti benedetti da te, Signore. Grazie, Padre, per questa consapevolezza di quest'amore che tu emani questa mattina, Signore, per effetto di questa grazia e di questa potenza che ti sto chiedendo, Signore. Sì, Signore, rinnova il tuo patto con tutti i tuoi figli, Signore, con tutti i tuoi ministri. Sì, Signore, grazie. Grazie, Padre. Per ultimo ti voglio presentare me stesso, come l'ultimo aborto, come disse Paolo. Signore, benedici ancora me, ungimi dall'alto, fortificami nella tua parola e nelle tue vie, Signore, che possa fare ogni cosa secondo la tua volontà. E soprattutto, Signore, ungimi dall'alto mentre parlerò della tua parola tra poco, anzi. Grazie, Padre, che non sia io a parlare, ma sei tu con la mia voce. Grazie, Padre. Ti ringrazio e ti lodo, Signore. Nel nome del tuo preziosissimo Figlio, Gesù Cristo, nostro Salvatore. Grazie, Padre. Amen. Amen. Bene, mie care, nella grazia, sono sicuro che avete avuto il tempo di cercare il Salmo 93. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Leggiamolo insieme. A volte tra una Bibbia e l'altra ci sono dei versi, delle parole magari diverse, ma il significato è lo stesso. Perciò stiamo attenti di non fare confusione, perché Dio è un Dio meraviglioso, un Dio fedele e non di confusione, ma un Dio veritiero. Nel mio testo del Salmo 93 è intitolato Regno di Dio sull'universo. Amen. Salmo 93. Il Signore regna, egli si è rivestito di maestà. Il Signore si è rivestito,
sei cinto di forza. Il mondo quindi è stabile e non sarà scosso. Il tuo trono è saldo dai tempi antichi. Tu esisti dall'eternità. I fiumi hanno alzato, oh Signore, i fiumi hanno alzato la loro voce. I fiumi elevano il loro fragore più delle voci del grandi e delle potenti acque, più dei flutti del mare. Il Signore è potente nei luoghi altissimi. I tuoi statuti sono perfettamente stabili. La santità s'addice alla tua casa, oh Signore, per sempre. Amen. Penso che, come abbiamo letto, la sua parola nel Salmo 93. In conclusione di ciò che abbiamo letto, penso che non ci sia niente da aggiungere e neanche da togliere. Quando nel primo versetto ci dice il Signore regna, egli si è rivestito di maestà, e il Signore si è rivestito seicindo di forza. Il mondo quindi è stabile e non sarà scosso. Vedete, l'ora è avvenuta. Il Signore si è rivestito, seicindo, ed è la sua potenza è stabile. In questo momento ciò che Lui ha concluso è fermamente stabile e nei nostri cuori non ci sia né sbandamento, né illusione, né cose che possano intimidirci, ma ci sia quella calma, quella tranquillità, quella fermezza che, adoperando la nostra mente e il nostro cuore e il nostro affetto nei riguardi di Lui, che Lui è fermo, è stabile, e chi è con Lui resta fermo e stabile nella gioia del Signore. Perciò quando questo versetto inclusivo ci dice questo, dove è il nostro languore? Dov'è la nostra ansia? Dov'è la nostra difficoltà? Non c'è niente che può distogliere la nostra felicità, la nostra tranquillità. Mia cara nella grazia, anche che non continuassimo neanche più a leggere questa pace, questa tranquillità che ci dice nel primo versetto, è una cosa immensa, meravigliosa. Come ci dice sempre nella sua parola, meravigliose sono le tue cose, oh Signore. Dove andrei se non da te? Perché tutto quello che tu ci dai e ci proponi è meraviglioso. Meravigliose sono le tue vie, meraviglioso è il tuo sapere. Grazie, mio Dio, grazie, mio Gesù. E qui ci dice il Signore regna, egli si è rivestito di maestà. Vedete, nel rivestirsi il Signore non è che si è rivestito solo Lui, ha rivestito tutto l'universo della sua maestà. Solo chi sta lontano dalla sua potenza, dalla sua gratitudine, del suo amore, della sua fede, è spogliato, nudo, ed è una persona a tutte le intemperie, al freddo, al cielo, alle ansie, alle strutture che includono nella sua vita negatività. Vedete, quando noi ci appoggiamo nel
suo sapere e nella sua grazia e nella sua fede siamo riempiti di calma, di tranquillità, di felicità immensa e nessuno ci può distogliere da questa gioia. Anche che prendiamo esempio di quella casa che l'uomo si propone di costruire, se non propone dai fondamenti di questa casa di andare a costruire in un punto sulla roccia dove quei fondamenti sono stabili, e chiunque si propone a costruire nella sabbia, noi sappiamo che differenza c'è tra la sabbia e la roccia. Chi costruisce nella roccia, costruisce nella roccia di Dio e di Gesù, nel fondamento di una struttura forte. Chi costruisce nella sabbia è come dire nelle cose deboli, nelle cose che se viene il maltempo, se viene un'alluvione, se viene qualsiasi altra cosa in questo mondo, quella casa viene sprofondata perché il mare si è abbattuto su di lei, le acque si sono imbattute su di lei, hanno sprofondato nella sabbia, si hanno tirato la sabbia, perché voi vedete quando il mare si avvicina in una casa che è vicino al mare, che cosa fa? L'acqua che gli arriva si trasporta indietro tutto ciò che ha imbattuto, e quando toglie la sabbia di sotto le fondazioni, quella casa crolla. E quando la casa è costruita nella roccia, in alto, stabile, forte, nessuna intemperie, anche se abbatte il vento, le acque e tutto il resto, ogni cosa proscura e va via senza danneggiare quella casa. E qui il Signore regna stabile, e quando noi siamo nel suo regno e nella sua potenza, siamo come quella casa costruita nella roccia. E qui, continuando ancora il secondo versetto, dove dice: il tuo trono è saldo dai tempi antichi, tu esisti dall'eternità. Vedete, il trono di Dio era stabile dall'eternità, perché il trono di Dio era già costruito ancora prima che il mondo fosse creato. Dio esisteva ancora prima del nostro pianeta, della nostra galassia, del nostro essere. Dio ci ha creato dopo. Perciò ora, quando noi abbiamo avuto questa creazione da parte di Dio, siamo stati fatti a immagine sua, siamo suoi figli diventati attraverso Gesù. Eravamo delle creature e Dio ha voluto rinnovare questa grazia attraverso Gesù. Ora, chi ancora non ha capito cosa ha fatto Gesù in questo mondo, perché adesso è arrivata l'ora di comprenderlo, non perché ve lo sto dicendo io, è Lui che vi sta parlando attraverso la mia voce. Io sto mettendo come mediatore la mia immagine, la mia bocca, le mie mani, il mio volto. Oggi ti sta dicendo Dio: è arrivata l'ora, è arrivata l'ora di comprendermi, di avvicinarti a me. Se ancora sei escluso dalle vicinanze mie, avvicinati a me, perché stiamo vedendo come il mondo è cambiato.
cambiato. Anche il tempo e tante altre cose ci stanno dando questa consapevolezza. Vedete come cambia anche la natura. I giorni sono alle sgocciole che Gesù ci rapirà. Il grande rapimento è vicino. Più di quanto ci immaginiamo, non sappiamo la data, non sappiamo il giorno, non sappiamo il momento, ma è vicinissimo. Oggi Dio ti sta avvisando. Venite a me, voi tutti che siete affaticati, oppressi, malati. Io vi darò riposo, vi sazierò, vi guarirò, vi darò ciò che avete bisogno per essere ammessi come tutti i miei figli e le mie figlie. Cosa aspetti ancora? Hai qualche ansia? Vieni a me, io ti curerò. Hai qualche malattia? Vieni a me, io ti curerò, dice l'Eterno. E come vediamo ancora nel terzo versetto, dice, i fiumi hanno alzato, oh Signore, i fiumi hanno alzato la loro voce, i fiumi elevano il loro fragore. Vedete, le acque irrompono sia dal cielo che anche dalla terra. Negli ultimi giorni ci sarà quello che il Signore ha programmato. Perciò con questo ci sta avvisando, le acque irrompono nella gioia che ci vuole avvisare. Non aspettiamo oltre perché i fiumi hanno alzato. Oh Signore, i fiumi hanno alzato la loro voce, i fiumi elevano il loro fragore, mentre queste acque si stanno aumentando e il suo fruscio e il suo fragore irrompe nelle nostre anime, nei nostri cuori, nei nostri sentimenti, nei nostri uditi. Non aspettiamo oltre, perché il tempo è vicinissimo. Ci sta avvisando con queste parole che sono state scritte da molti, molti, molti anni orsono. Ma il momento è vicino. Nel quarto versetto dice ancora, più delle voci delle grandi e delle potenti acque, più dei flutti del mare, il Signore è potente nei luoghi altissimi. Vedete? Queste acque veramente fluttuano, è una potenza immensa, anche il mare si è agitato, ancora più forte e più potente sono le acque dei fiumi verso il mare, nella sua potenza. Che cosa aspetti ancora? Non per allarmarti ancora, per essere ripetitivo, Dio ti sta parlando. Accostati alla sua fede che ti ha mandato il suo figliolo. Non è che te l'ha mandato tanto per dire ti mando mio figlio. Ti ha mandato suo figlio per comprendere l'ultimo suggerimento, l'ultima parola. Di darti quel senso di vita eterna. Se non hai ancora accettato questo sentimento di questa grazia, fai presto, perché presto, come queste acque rompono il suo fragore,
più del mare, della sua potenza, così presto queste porte e queste grazie si chiuderanno. Vedete? Immaginate l'arca di Noè. Così è successo quando Noè costruì la barca. Vi ricordate? Il mondo è stato avvisato allora. Noè avvisava a tutti che ci doveva essere un'alluvione, dove tutti perivano, animali ed esseri umani. Addirittura Dio fece costruire quella barca nel più alto colle. Addirittura la gente criticavano Noè e dicevano: ma il mare dov'è per costruire una barca così per salvarsi? Eppure quando Dio chiuse la porta dell'arca, che tutti quelli che ascoltarono la parola di Dio e la voce di Dio si entrarono nella barca, e gli animali, tutti quelli che seguirono l'udito di Dio, furono dentro, quella porta fu chiusa ermeticamente con la pece. La mano di Dio plasmò quella porta e nessuno poté entrare quando le acque irruppero sulla terra, dal cielo e dalla terra. Vedete? Piovve per 40 giorni e 40 notti. E non solo dall'alto, ma anche dalla terra. I fiumi, i mari irruppero dappertutto. Le acque salirono, raggiunsero la cima di quel monte dove era quella nave. Quella nave arrivò qui galleggiò. La gente ancora fino all'ultimo momento battevano: Noè, Noè, aprici la porta! Noè non poté aprire quella porta, perché disse: anche che io volessi, non posso aprirla, perché Dio stesso, con la sua mano potente, chiuse quella porta. E perirono tutti. Tutti. Piccoli e grandi, quelli che furono fuori di quell'imbarcazione. Ora, miei cari nella grazia, tu sei dentro la famiglia di Dio o sei fuori della famiglia di Dio? Guardate, la barca di Noè è fuori il mondo che perì. Qui c'è la famiglia di Dio, è fuori il mondo. Che cosa tu sei? Dove tu sei in questo momento? Dentro la famiglia di Dio o fuori la famiglia di Dio? Attento, attenta. Se sei fuori, presto piangerai. Nessuno ti ascolterà. Hai presente le sette vergini? Hai presente le sette vergini? Nella parola di Dio? Gli fu detto: munitevi di olio, l'ora è vicina e aspettate lo sposo. Alcuni si premunirono di olio e anche delle lampe. Alcuni pensarono: ma sì, presero le lampe, ma non si presero cura di prendere l'olio abbastanza, perché non pensarono quando
tuo sposo ritornare. Vedete, diciamo, tra una parola e l'altra la stessa cosa. Le vergini che si munirono di lampe e di olio, quando lo sposo venne, lo sposo trovò quelle vergini pronte e li fece entrare con lui. Le altre non solo si erano senza olio e le lampe spente, ma si assopirono addormentandosi. Quando si svegliarono, bussavano alla porta e il Signore gli disse: in verità, io non vi conosco. Ora, queste vergini bussavano ripetutamente: Signore, facci entrare, siamo stati con te. Vedete, anche che questo mondo va dentro una chiesa, segue una religione, segue qualcosa della Bibbia. È inutile poi dirgli: Signore, Signore, facci entrare, siamo stati con te, siamo stati nella tua casa, abbiamo preso dei sacramenti, abbiamo preso questo, abbiamo preso quello, ci siamo accostati, abbiamo evangelizzato, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello. Il Signore gli dice: io in verità non vi conosco, perché non avete fatto tutto quello che io vi ho chiesto di fare. Ora Dio vi sta parlando. Munitevi di ogni cosa che la parola di Dio sta dicendo e è scritta nella sua parola. Adoperatevi per la gloria di Dio e entrate per quella porta che vi farà grazia eterna, salvezza eterna, nella gloria di Dio, di Gesù. E qui ancora nel quinto versetto ci dice: i tuoi statuti sono perfettamente stabili, la santità s'addice alla tua casa, o Signore, per sempre e in eterno. Amen. Come abbiamo potuto assaporare, quest'ultimo versetto ci chiude, vedete, i tuoi statuti, vedete, la tua parola, vedete, i tuoi statuti, vedete, sono perfettamente stabili, stabili. La santità s'addice alla tua casa, o Signore, per sempre, in eterno. Amen. Tutto quello che avete sentito e ascoltato è veritiero. Non sono io che ve lo sto dicendo, ma è Lui, attraverso la mia voce e la mia persona. Ora, mie cari, nella grazia, il Signore ha parlato nei vostri cuori e nelle vostre anime. Cosa c'è da fare? Primo, da oggi in poi fai modo di poter seguire qualcuno che ti può indirizzare più vicino a Lui, a Dio, perché da sola o da solo non ce la fai, non ce la fai e non ce la farai mai. Segui una chiesa, segui qualcuno che veramente ha vigore di parlare di Gesù, e non seguire
altre persone che magari ti parlano di tante cose e non di Gesù, perché solo Gesù salva. Attraverso Gesù saremo lassù. Solo Lui è la porta. Dio ha mandato suo figlio e dice: chi segue mio figlio conoscerà la via. E quella via dell'ascesa è Gesù. Non seguire religione che magari sì, sono ben vestiti, c'è una bella educazione, sì, dei trattamenti e tante altre. Non li seguire, non ti interessa stare bene in questo mondo con dei statuti, con delle cose, con dei vigori, con cose che non ti danno quella salvezza. La certezza della salvezza è Gesù Cristo, nostro Signore. Chi segue Gesù ha diritto. È come quel buono, è come quella garanzia che quando segui Gesù hai quella entrata alle porte del paradiso. Che Gesù stesso da 2017 anni sta preparando. E com'è bello, certe volte non mi posso divulgare, ma è bellissimo, non posso parlare, devo attenermi a ciò che Lui vuole, ma solo ti dico, se vuoi un consiglio mio, vedrai cose inestimabili, perché quando sei entrato a far parte di questa famiglia e ti avvicini a Dio ancora più profondamente, Lui ti aprirà gli occhi, come li ha aperti a me e come li ha aperto a qualcun altro che sta seguendo. Lui ti dà lo Spirito Santo di comprendere il bene e fuggire dal male. Come fa? Tu fai quello che ti sto dicendo e lo appurerai. Perché a volte, mentre stiamo facendo qualcosa e qualcosa non è coerente con la parola di Dio e quello che noi stiamo facendo, lo Spirito di Dio ci guida a scansiarci da quel punto, perché ci avvisa: stai attento, stai per cadere. Vedete? Questa è una grande grazia, una grande potenza. Ora, non mi voglio prolungare molto da questo che ti sto per dire, ma vedrai cose bellissime, i colori, l'arcobaleno, la luce, la sua maestà, la sua potenza. Vedrai in quel cortile dove Dio stesso risplende attraverso Gesù la sua luce e la sua potenza, con la gloria di quegli angeli che suonano e fanno festa. Mentre io sto parlando, tu stai vedendo queste cose, te li stai immaginando. È vero. Ma se tu sarai dentro, li vedrai, non con l'immaginazione come adesso, ma li vedrai di presenza. Gloria a Dio. Amen. Adesso che abbiamo concluso,
Vogliamo ringraziare il Signore per quello che Lui ha detto. Chiniamo il capo, mia cara, nella grazia. E siamo coerenti di pregare, ma non solo con la testa, non con la bocca, non con il pensiero, ma con il cuore. Preghiamo con il cuore e ringraziamo Dio per quello che Lui ha detto. Amen. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare. Ti voglio lodare e ringraziare per quello che tu oggi ci hai detto e ci hai fatto e ci farai ancora. Grazie, Padre. Grazie ancora per quelle cose che tu veramente ci hai fatto comprendere. Ci hai fatto comprendere con segni e con prodigi e con immensa gioia. Noi vogliamo seguirti, vogliamo amarti, vogliamo lodarti e vogliamo benedirti tutti i giorni della nostra vita. Grazie Padre, grazie ancora per i miei fratelli, per le mie sorelle, per i miei familiari, ancora per tutti i miei nipoti, ancora per i miei figli, ancora per i miei parenti, sorelle, amici, parenti, tutti, Signore, ancora per tutto il mondo intero, Signore, ancora per tutte le nazioni esistenti. Ti vogliamo ringraziare, Signore, perché Tu degno sei di ogni lode, di ogni gloria. Grazie, Padre. Grazie ancora stamattina, Signore, resta con noi, Signore. Fra poco ci accingeremo al cibo, Signore. E anche che in questo momento è ancora c'è una distanza, Signore, ti vogliamo dire, Padre, resta con noi attraverso il tuo Figlio, Signore, e benedici anche i cibi che ci accosteremo quando mangeremo, Signore. Quest'oggi, questa domenica, Signore, benedici questi cibi in tutto il mondo, in tutto l'universo, in tutte le famiglie. E Padre, ti vogliamo pregare in questo momento per chi non ha cibo in questo momento. Sostieni il Signore con la tua mano potente, fai che qualcuno gli porti del cibo, dei viveri, Signore, perché possa riscaldarsi, possa gioire, possa nutrirsi. Signore, è in questo momento, con queste intemperie di questa giornata di freddo in tutto il mondo che sta invadendo le nostre case, i nostri paesi, le nostre nazioni, ti vogliamo chiedere, Signore, che possa essere placato questa temperatura, che possa questa temperatura, Signore, riscaldarsi, Signore, che possa tornare la pace, la gioia, la felicità, Signore. E ancora, se c'è qualche nazione che ancora non l'ha capito, che non ha capito ancora che con la guerra e con le rappresaglie e con la distruzione non si ottiene niente, ma con la pace, con l'accordo, con l'armistizio e con la comprensione tra nazione e nazione, tra guerriglie e guerriglie, tra fratelli e sorelle, tra sorelle e fratelli e tra familiare e familiare, possa nascere un amore immenso. Signore, benedici tutto il mondo, tutto l'universo, che la pace, la gioia, la felicità possa trionfare. Questo ti chiediamo, Signore, stamattina, infondi la tua mano potente su tutto l'universo, ricopri con il tuo Santo Spirito e donaci pace. Grazie, Padre. Ti ringraziamo, ti lodiamo, nel nome del tuo figliolo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen. Mie care, nella grazia, io ho concluso. Vi abbraccio come faccio sempre, così oggi vi abbraccio. Forte, forte, sento il vostro calore e voi il mio. E un grande bacio.
Dio ci benedica, dal fratello Angelo Piccone, che vi ama con tutto il cuore. Quello che vi chiedo, se viene possibile, trasferite questo video in tutto il mondo, che non solo voi, ma altri possono acquisire il sapere di Dio che ha parlato per tutto l'universo. Amen. Pace del Signore.